Cresce l'attesa e fermano i preparativi a Romagnano Sesia per la 256esima sacra rappresentazione del Venerdì Santo, un appuntamento che ritorna ogni due anni nel piccolo centro novarese, un appuntamento molto sentito soprattutto dalla popolazione romagnanese. Siamo con il presidente del comitato, Angelo Moia, è così? Sì, è un appuntamento che si ripete a Romagnano da quasi 300 anni, molto sentito dalla popolazione e che sopravvive proprio in funzione dell'amore che i romagnanesi hanno per questa antica tradizione. Sono oltre 300 gli attori, tutti del paese o dei paesi limitri, questo a testimoniare proprio la vicinanza a questa rappresentazione, oltre forse alla rappresentazione in sé, anche al sentimento per quello che esprime la sacra rappresentazione. Sì, 300 attori, direi la totalità di Romagnano. La caratteristica è quella che ci ha insegnato il professor Raffagni, che diceva che il comitato Venerdì Santo organizza le sacre rappresentazioni per portare in piazza le parole più le ultime vicende di Cristo e in modo da lasciare una traccia profonda nei cuori anche di chi non frequenta abitualmente la Chiesa, e questo noi cerchiamo di fare nel migliore dei modi. Io credo che sia veramente un appuntamento per credenti e non quello di partecipare alle sacre rappresentazioni di venerdì, del Venerdì Santo di Romagnano, che inizieranno il Giovedì Santo con l'ultima cena all'Orto di Getsemani e altri quadri, poi il clou sarà proprio il Venerdì Santo. Ma possiamo dire che forse il Venerdì Santo è molto conosciuto fuori e forse un po' di meno nel nostro territorio. Io conosco diverse persone che molte volte non conoscono la nostra sacra rappresentazione. Io parlo anch'io da romagnanese, perché i nostri radioascoltatori lo sanno, che forse dobbiamo lavorare molto più sul territorio. Indubbiamente sì, infatti riusciamo a farci conoscere addirittura a livello europeo, facciamo parte di un consesso di associazioni come la nostra a livello europeo, siamo considerati tra le più importanti associazioni che organizzano sacre rappresentazioni, e qui in zona ci sono molte persone che non sanno di questo appuntamento che arriva ogni due anni negli anni dispari. Anche perché, lo dobbiamo dire, è un unicum a livello nazionale e, se mi permette, anche a livello internazionale. Lei per anni è stato il Gesù del Venerdì Santo. Che cosa ha significato? Devo dire, l'ho detto in altre occasioni, io ho cominciato a fare il Venerdì Santo quando avevo 21 anni, ho avuto una carriera folgorante, perché sono stato subito coinvolto come Gesù, appunto, dal professor Raffaello. E devo dire che in qualche modo, come a tutti gli attori che partecipano al Venerdì Santo, in qualche modo questa cosa ti cambia la vita, perché vivi a Romagnano, sei identificato per il tuo ruolo e quindi realmente cambia la vita. Dunque l'appuntamento è per giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 aprile con le sacre rappresentazioni del Venerdì Santo di Romagnano Sesia.